Tra le 271 proposte di finanziamento del progetto nazionale della qualità dell'abitare del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile, la proposta progettuale presentata al bando tramite la Regione Abruzzo dal Comune di Silvi, quale capofila dei comuni di Montesilvano, Atri, Pineto e Città Sant'Angelo, è risultata 16ª nella graduatoria nazionale, una posizione che ha garantito il finanziamento richiesto e approvato. Per il Comune Silvarolo è stato destinato un finanziamento da 4.209.000 euro e che permetterà al comune di recuperare il villaggio del Fanciullo, realizzare un sottopasso carrabile di connessione alla strada statale 16 e una strada pedonale nel tratto compreso tra via Garibaldi e piazza Colombo. È stata una bella sorpresa e soprattutto il grande lavoro di squadra di questa amministrazione. Ringrazio veramente i consulenti, gli uffici tecnici e tutti quelli che hanno contribuito, anche gli amministratori che hanno contribuito a questo ottimo risultato. È un punto di partenza, sicuramente sono 4 milioni che vanno a finanziare tre progetti indispensabili per il territorio: la passeggiata sul mare, il villaggio del Fanciullo, un'opera strategica che comunque gridava vendetta da parte di tanti turisti che venivano sul territorio e si aspettava una riqualificazione dell'intera area, e poi il sottopasso ferroviario Piazza della Repubblica che finalmente arriva a dare dignità dopo la chiusura del passaggio a livello in zona centrale a una fascia costiera che era ormai tagliata in due. Oltre ai comuni interessati c'è anche l'ASP 2 di Teramo. Diciamo, insieme abbiamo fatto un bellissimo progetto per il territorio di Silvi. Loro hanno la possibilità di gestire un grande patrimonio, il patrimonio Ricci Conti, e quindi abbiamo destinato a Silvi una struttura sociale da riqualificare completamente. Oltre 1 milione di euro per questa struttura, si pensa di fare un progetto per Alzheimer o SLA o malati di mente. Sicuramente accreditandolo alla regione avrà una sua importanza e porterà Silvi a livello sociale a Silvi molto più alto. Un lavoro fatto in stretta sinergia con gli altri sindaci. È stato, diciamo, la cosa più importante, era quello di trovare un insieme dei sindaci comuni limitrofi, e poi con Atri, Silvi e Pineto ci lega già il piano d'ambito sociale, ci lega alle terre del Cerrano, e quindi ognuna delle proprie caratteristiche nel proprio territorio le esalterà con questo piano, avrà la possibilità di portarle a uno standard più elevato.